Invece adesso figli della merda. E mai come oggi siete figli della merda. E mai come oggi è un felice regresso, ma un po' un infelice regresso, ma... Allora io sono... Satira, vai! Molto incazzato, ma non con... Nuela, che Nuela non c'entra un c***o, è il burattino messo lì dalla società, certo. Non voglio neanche dire X Factor, dico proprio la società, sì. Per rialzare l'edizione di un programma, ma io ne ho già parlato di questa cosa in una live, sì. Per rialzare l'edizione di un programma che ha totalmente sbagliato la scelta di, secondo me, questa è sempre tutta roba mia, totalmente sbagliato la scelta dei giudici quest'anno. E non solo per Sfera e Basta. Ma no, no, proprio per la sinergia che manca, di solito, esatto. La sinergia tra i giudici era molto bella. Poteva esserci benissimo Sfera, ma con altri elementi che... Guarda X Factor, c'era Gue Pequeno, la Lamborghini, Morgan e Gigi D'Alessio. Sembravano quattro cose buttate lì a casa e invece è uscita una bomba. La perfezione, la conduzione di sinergia. Perfetta. Meglio la giuria che il programma. Era talmente tutto perfetto che era quello. Invece quest'anno, dove probabilmente si sentivano in pericolo nell'affrontare un anno di... cioè questa edizione di questo, sì, di questo programma, hanno dovuto creare il caso. Il caso clinico, il caso umano. Che però fino a due giorni prima si prendeva per il culo il young signorino di turno che faceva Adesso invece con la stessa formula, no? Con la stessa formula cercano di creare un caso. Io all'inizio pensavo, vabbè, sì, sai, sì, nelle selezioni fa ridere, fa scalpore, papam. Sono una delle persone che quando escono queste cose non le ascolta e non se ne vuole fregare un c***o. Io non ho mai sentito Carote, ve lo giuro su Dio. Vabbè, non se ne serve. Non l'ho mai sentita e non ho mai visto in faccia questo qua. Però sentivo parlare delle tipe ritardate. Ah no, ma perché lui, guarda che si chiama Nuela, ma non è il suo vero nome, lui è Emanuele, però Nuela. Quindi cosa vuol dire? Che già solo per quello bisogna dirgli che è un artista e che è un genio solo perché è gay? Siamo nel 2020! Abbiamo fior fiori di ragazzi di musica trash, che la fanno interessante, bene, fatta bene. Non solo contro la musica, non è brutto dire trash, la musica quella funny, come c'è un termine proprio per la musica molto happy, più leggera. In Italia poi c'è una grandissima cultura su questo tipo di musica, Piccantos, Elio e le Storie Tese, di Squallo. Cioè, c'era un botto di gruppi, c'era un groppo di gruppi. Un botto di gruppi che suonano bene, che hanno anche i testi, sono i gufi, che hanno testi semplici, ma non neanche semplici, che poi sono articolati. Satira, però lì faccio la canzone sulla carota perché io non l'ho mai sentita, ma immagino facilmente che sia un chiaro riferimento alla fallicità dell'ortaggio. No, che la canzone sulla carota era una presa per il culo al trapper, cioè di mettere delle parole semplici su un beat, parle male, è una parodia fatta male, ma noi siamo abituati addirittura degli youtuber che quando fanno le parodie sono molto meglio. Parodia di Muri, la parodia di Alemasta, sì, è tre volte, sì, più interessante, sì, di una parodia buttata lì in quella maniera. Ma adesso capirai perché ti faccio vedere. Ma la parodia a me fa schifo in partenza, ma perché il rap, la trap, dovrebbe essere già tagliente e irriverente di suo. Portate al sorriso anche il testo più hardcore, c'ha dentro quella roba che dice ah, la tirata. Esatto. Puoi fare la parodia di qualsiasi cosa, ma del rap e della trap sicuramente no. Il caso brutto, quello che mi innervosisce ancora di più, è che noi sappiamo che X Factor di base è un programma serio. Dà la possibilità sicuramente a degli artisti emergenti, non emergenti, perché poi c'è anche gente di 40 anni con una carriera che va lì per fare il grande e passo. E sono fortissimi. E tu fai passare cosa? Fa passare l'idea che la musica è in mano alle etichette discografiche, ma le etichette discografiche sono in mano al pubblico di ragazzini, perché non è più colpa dell'etichetta discografica, non è più colpa del giudice di X Factor, non è più colpa di un sistema musicale italiano atto alla vendita, è colpa del fruitore della musica, che è un bambino di 9 anni che fino a ieri ascoltava quell'altra minchiata di Baby Shark, sì, e adesso minchiata, aspetta, e adesso Baby Shark non è una minchiata, e adesso si permette di venire da te che ascolti e fai musica da 20 anni a dirti te di musica non capisci un cazzo, il mio trapper preferito, beh, caro, io non l'ho mai sentita, quindi non so. Ma poi però ho capito, questo è il pubblico che avete. E l'influencer che sta lì facendo il giudice, sì, che si fomenta qua, adesso vedrai, invece di dire oh ma che cazzo stai facendo, ma mi pigli perché mi stai vediamo, facendo vediamo, perdere vediamo, tempo, vediamo, vediamo. Si fomenta facendo le mossette dicendo sei un genio. Ti voglio il mio funerale, si chiama, il nuovo singolo di Nuela. Vedo l'ora io, non mi invitano mai da nessuna parte. Sarà un motivo. Ci sarà da mangiare al funerale, no? Ma mica sei un peruviano. Nessun. Guarda, già ridono. E anche il pubblico. Oh, esatto. Ma Dio mio Dio, già devi far capire che è il favorito di tutti, no? Era bentornato, Emanuele. Dai, Malika, non ce ne frega niente. Posso chiedere la cortesia di farci sentire un pezzetto a cappella del... Carote, solo carote. Wow, la gente. Parodia del trap. Perché è inutile che te ne faccio sentire di più di Carote, è questa. Oh, scusami, sono scioccato dalla
del fatto che una persona salga su un palco di un talent. Ricordi la corrida però anche. Ho capito, questa non è la corrida, X Factor. X Factor, vai lì, fai, cioè ci sono, anche gli anni scorsi c'erano i casi umani. Marciando su un certo tipo di attitudine, facendo già leva su quello per avere dei like facili, cosa che a me va anche bene, perché il glam rock l'ha fatto per dei decenni interi ed era una figata. Voglio fare la presa per il culo della trap, niente di originale per carità, però la puoi fare. Zero attitudine. Chi va sul palco non me ne frega niente. No, zero perché attitudine. È stata premiata niente. Cos'è stato premiato? Tu sei cosciente di andare a fare una stupidaggine. È come se mi presento con le casse storte e faccio finta di rappare. È goliardico, posso essere io una presa per il culo. Lì ho niente da dire, sul personaggio niente da dire. No, sul personaggio, io voglio capire cosa hanno votato i giudici. Appunto, cosa hanno votato? Oggi porto un inedito, si chiama Ti voglio al mio funerale. È seria. Per me già, cioè non cantare, siediti. Capito? Capito, boh, basta. Già tavolino, è già deciso, ma uno che ti dice così. Io ti voglio al mio funerale. Voglio. E faccetta. Faccetta. Di venerdì, perché sei ancora lì. Stai a far pipì. Tutti santi, ma voi siete peccatori. Ah, la retorica, uff. La stessa roba ripresa e riportata della morte dei miracoli. Cioè non è una frase chissà che cosa, l'aveva detta Frank e Energy 20 anni fa questa cosa. Ma vabbè, io fate tutti i santi, siete peccatori, cioè. Io qualsiasi cosa che dico adesso sembra che voglio attaccare. No. Sì. La gente si è esaltata a sentire questa frase, che però è da 20 anni che è da 20 anni ricorre che c'è, nelle radio. E vabbè, non vai con la convinzione di essere bravo facendo questa cosa, lo sai bene. Ma almeno dici ci credo. Scrivo la prima minchiata che mi schiega. Ti voglio. Adesso attraversi verde, giallo e rosso, ti fermi. Sul patelluri di umani. Ma che grida la gente, eh? Esatto. C'è un problema, non è lui il problema. La gente è il problema. Te l'ho detto, è 3 ore che te lo dico. Eh no, ma ho dovuto metabolizzare la merda, scusami. Ma io sono incazzato. Io sono incazzato e sciocco basì. Al mio funerale. Ti voglio al mio funerale. Davvero? Bello il beat però. Infatti non è suo, è un type beat. Ah ecco. Mi è inutile che ti faccio vedere, passa. Già uno che ti dice, ah solo dal titolo ti siedi e hai vinto. Esatto, basta, niente a dire. Basta, hai già condizionato tutto un pubblico di pecoroni. Influencer, pubblico. Boh, ha detto così, devo gridare. Già appena lo vedo urlo, perché l'altra volta ha detto, cara, non si cerca la qualità, non si cerca il testo, non si cerca un'attitudine d'artista, non si cerca una ricerca del testo, perché potevi, comunque io e le storie tese hanno sempre fatto una roba del genere. Vogliamo veramente, ma con una qualità e una ricerca di contenuti, cioè. Il pubblico vuole che qualcuno gli dica: questa roba ti deve esaltare, questa roba è stupida, ma se ti dicono che stai ballando e cantando una cosa stupida, tu devi avere pronta la risposta preconfezionata di un opinionista che ti dice è una cosa molto più complicata di quello non che è vero, sembra. Non è vero. Sì, perché non poi gli dicono. Se viene fuori qualcuno che gli dice che questa roba sta dietro un significato spazio. Sì, certo. Sai cosa è il significato? L'idiozia delle persone. No, la canzone tu non l'ha capita, sembra una canzone stupida, in realtà è satira sociale, è denuncia. Allora mi ascolto detto, perché? Perché ha detto che voi siete santi e fate peccatori. Cazzate. Tutto il rap degli ultimi 10 anni. Tutto l'hardcore degli ultimi 40. Tutto l'hardcore degli ultimi 40 anni. Puoi togliere lo spazio a un ragazzo che magari è bravo davvero, bravo e fa qualcosa davvero. Questa gente da Stra Factor. Sì. Factor aveva Stra Factor dove buttavano i casi umani. E lì c'era la giapponesina che cantava stupida. È per questo che danno lì, perché poi ti prendono per Stra Factor. Sì. Non puoi prendere una poltrona, perché questo lo cacciano magari settimana prossima. E hai tolto veramente qualcuno bravo che poteva fare. Hai tolto intanto visibilità e cose a uno bravo. Hai voluto fare questa roba palesemente di plastica per far parlare del programma. E non stiamo parlando di Nuela quando stiamo facendo le cose. Guarda, Nuela, la gente è merda. La gente è merda. Ti dicono questo è bravo solo per il titolo e tu parti già a fare ancora prima che quello apre bocca. Vuol dire che sei un ritardato. E la seconda guerra mondiale è iniziata così, perché c'era gente che ti diceva cosa pensare e tu reagivi già così, ancora prima di avere delle cose su cui ragionare. Quello poteva sedersi lì, far partire la base e scorreggiare sul microfono, che già quando Sfera vi aveva detto questo per me già passa, voi avreste fatto esattamente la stessa reazione, che è quello, esattamente la stessa, esattamente reazione, la stessa roba che dicevo io settimana scorsa in live, dove parlavo chiaramente del problema di influenza
influencer e problema di pubblico. Il pubblico e le etichette discografiche sono schiave del pubblico. L'influencer fa quello che serve per guadagnare. L'influencer è influencer. Io non voglio dare la colpa, ma non è neanche a Sfera la colpa. Infatti, perché Sfera sta facendo il suo lavoro. Infatti stavo proprio dicendo, non voglio dare la colpa né all'influencer, né alle case discografiche, né a X Factor, né ai vari Emanuelli. Sai di chi è la colpa? Della gente. Perché la gente deve scegliersi, non dico l'influencer, è brutto scegliervi un influencer, però la gente deve iniziare a accendere il cervello, perché sennò poi è sempre colpa di qualcun altro. Invece la merda è colpa vostra. Parlo con la gente, dice: ah, minchia, che genio. Perché qualche influencer e qualche giudice ha detto: tu sei un genio. O forse perché hai una falla musicale degli ultimi 20 anni. La falla no, la falla è cerebrale. La falla tua è che quando uno... Ma anche io ho una falla cerebrale. No, io vedo alla tele, su internet, alla radio, sento uno che dice quello è bravo, e allora boh, non mi serve farmi un'opinione, perché basta che ripeto quella di un altro. Io ho delle opinioni preconfezionate che mi sgravano la tortura e il peso del pensare e di ragionare. Però ti ricordi che l'Italia ha vissuto così per anni? I consigli per gli acquisti erano esattamente quello che il Jerry Scotti di turno influenzava una massa. Però la massa non si faceva fottere se diceva: compra il Dixan che costa 70 euro, e non comprare quello della Lidl che in ne meno, costa 20. Si facevano fottere in meno, esatto. Quelli che si facevano fottere erano quelli che potevano permetterselo e compravano il detersivo da 70 euro, per dire al suo vicino di casa: ehi, io posso permettermelo, no. Tu no. C'era un pubblico che veniva influenzato, ma minima parte, perché la fame ti faceva riflettere un po' di più. Ora ci facciamo fottere, sì. Ci mettiamo anche noi, perché poi anche in determinate situazioni, certo, anche noi ci facciamo fottere. Però poi ti rendi conto, la seconda volta te ne stai attento. Io ne parlo spesso, magari anche durante le mie live su Twitch, di un consumo cosciente, visto che adesso va di moda l'ecologia, no? Sì. Ma un consumo cosciente è anche uno shopping cosciente. E anche un ascolto cosciente della musica che vai a ascoltare. Ti stai coscientemente lobotomizzando con questa roba. Guardi uno, dice: oh, cosa dici tu? Ok, hai detto così, quindi è così. È come quando mi dicono: fai la reaction A. Perché? Voglio sapere cosa ne pensi. Ma tu cosa ne pensi? Ma il bello è che... No, ma sai cosa mi fa incazzare al 100%? Young Signorino veniva preso per il culo. Quello era veramente innovativo. Strano, particolare, ma innovativo. Stupido. Però studiato, con un prodotto vero, con un'attitudine vera, con dietro un, con un background reale di pazzia. Questo cos'è? Uno youtuber? Cos'è? No, non è niente, è un ragazzo ormai che ha dato lì a prendere in giro la gente, basta. E loro hanno voluto creare il caso mediatico per levare le sorti di un programma che stava fallendo, perché quest'anno avrebbe fallito. Perché quando X Factor dice: oh, ufficio stampa, tutte le testate, tutto YouTube, tutta internet, quando apro il cellulare Google devono venirmi fuori i servizi del telegiornale. Il telegiornale non mi deve parlare di carote. Il telegiornale deve dirmi: lo sai che c'è 20 anni la guerra in Iraq e non è ancora finita? Quello mi deve dire il telegiornale, non mi deve parlare di carote. Gli uffici stampa fanno quel lavoro lì, fate parlare tutto il mondo di questa roba. Bene, ciao Sky, ciao ai giudici di X Factor, ciao Anuela. Non ce l'abbiamo assolutamente con voi, ma non ce l'abbiamo con voi perché... No, ce l'abbiamo col pubblico, l'abbiamo già detto. Il vostro lavoro e lo fate bene. Lo fate bene, riuscite a farlo, lo fate decentemente, perché se no non portavano questi risultati. Mi dispiace però tanto per pubblico l'Italia. Italiano, perché l'Italia, come al solito, questa devoluzione del popolo ci spaventa, e io non metterò mai al mondo un figlio se diventerà come voi.